come si fa a qualificare un pesce come mostro? Come in questo caso, quando un tarpone, quindi un singolo esemplare di una specie particolare di pesce, oltretutto quasi si potrebbe dire dominante in un unico specchio d'acqua, prende il sopravvento, non viene praticamente mai catturato, cresce negli anni, mangia e crescendo comincia a distruggere tutto l'ecosistema, almeno come è scritto nella descrizione, del posto in questione. Quindi oggi parliamo del tarpone. Più esattamente, amici, parliamo del Tarpon Terror, il mostro che sta affliggendo le acque, che affligge le acque di Everglade in Fishing Planet. Ma prima di tutto, benvenuti a questo nuovo video di Passione Fishing Planet della serie Monster Catch Series. Ragazzi, dunque, come detto nell'intro, come avete potuto vedere dalla sigla iniziale, oggi tratteremo il Tarpon Terror. Il pesce in questione ha la sua bella preparazione, bisognerà catturare un tot di spigole trota, quindi un tot di bass inferiori ai 500 grammi, per poi creare esca di spigole e andare a caccia del nostro tarpone. Direi senza indugio di passare in gioco e cominciare a vedere l'attrezzatura che ci siamo portati dietro. Allora, eccoci qua, questa è la nostra bella mappa, il nostro bel gioco. Innanzitutto vediamo la missione, quindi esca di spigole, questa è la missione che abbiamo letto anche la volta scorsa, bisogna catturare questo tarpone, per catturarlo bisogna catturare a sua volta 5 esemplari di persico trota inferiori ai 500 grammi. Per fare questo ci siamo portati dietro, mi sono portato dietro la nostra bellissima jig winner che non tradisce mai, equipaggiata con un crane bite, un mini crane bite 7 grammi 1/0, e poi ho altre esche tipo i bass jig, altri crane bite, qualche popperino, e poi ho dalla mia parte due canne di una certa potenza, quindi la Majesty con un bel galleggiante Wrangler X pesante con un amo del 7/0 che poi verrà equipaggiata con appunto esca di spigole, e nell'eventualità servisse una canna da fondo abbiamo anche la nostra bellissima Ivy Scissor equipaggiata con un amo 6.0, a cui anche qui metteremo esca di spigole. Allora, cominciamo quindi la nostra caccia alle spigole inferiori ai 500 grammi per la cattura poi del nostro tarpone del terrore. Eccoci, vediamo se... Allora, ecco qui. Ragazzi, i primi due ve l'ho risparmiati anche perché fondamentalmente sono sempre nello stesso posto e adesso vi faccio vedere per bene dove. Alla nostra attrezzatura, visto che comunque stiamo parlando dei pesci, il persico trota, che nonostante abbia e si può vedere abbastanza bene solo se il pesce si girasse e non ci facesse vedere le spalle, ha delle bocche piuttosto grandi, c'hanno questi da mezzo chilo, da meno di mezzo chilo, sono dei pesci che tendono a mangiare, ovviamente essendo quelli piccoli, delle esche più piccole. Quindi mi sono procurato, ho aggiunto all'attrezzatura dei cucchiaini da 5 grammi con amo del 2 per poter prendere questi esemplari, perché giustamente, cosa che non avevo pensato sinceramente prima di iniziare l'avventura, i pesci, scusate, le attrezzature che mi sono portato dietro, quindi stiamo parlando dei crane bite, non lo so, dei popper, dei walker oppure dei bass jig e così via, hanno tutti ami che vanno dall'1 all'1/0, 2/0, e sono un po' troppo grandi. Infatti i pesci erano tutti sul chilo e 4, il chilo e mezzo. Come sono sceso
a un'esca con un amo del 2, il pesce è stato preso. I primi due ve l'ho risparmiati, questo è già il terzo esemplare. Vi faccio vedere su mappa dove l'ho preso, basta premere più, ecco qui. Praticamente il pesce è in questa zona qua, vedete, eccolo qua, 460 grammi, in questa zona qua dove ci sono queste tete. Io adesso vado a togliere la spunta, perché tanto c'ho altre due spunte tutte attaccate, dopo è uno spreco. Si trova, dicevo, in questa zona qui, e l'ho preso con il cucchino da lancio 5 grammi numero 2. Rimuovo il marchio, tanto non ne ho bisogno, sono tutti là. E adesso andremo a prendere gli ultimi due esemplari di questi pesci da meno di mezzo chilo, per poi incamminarci alla cattura del Tarpon Terror. Eccoci qua, vediamo un po'. Sì, abbiamo catturato il nostro quarto esemplare, sempre su i 416 grammi. Ovviamente, ragazzi, poco peso, poco esperienza, poco guadagno, c'è tutta una cosa collegata. Però, essendo il personaggio di Fishing Planet versione PC a livello 52, comunque sarebbe difficile salire di livello con questi piccoli esemplari. Però tutto fa brodo. Inoltre sono soltanto l'incipit per catturare il tarpone del terrore, che dà sicuramente molti più soldi e molte più esperienza. Ecco qui, vediamo un po' se abbiamo preso il quinto esemplare. No, purtroppo questo supera di 30 grammi, 29 grammi il consentito, quindi siamo ancora in gioco per la cattura dell'ultimo pescetto. Eccoci. Ecco qui il nostro quinto e ultimo pesce, che si stava portando via l'esca, ma me ne sono accorto. 405 grammi, 29 centimetri, 73 crediti. Allora, quindi la nostra ricerca delle spigole è terminata. Everglade, esca di spigole, ottimo lavoro, hai un'esca di spigole e ora sei pronto a cacciare il mostro Tarpon del terrore. Esca di spigole ricevere, messa nello zaino ovviamente. Andiamo a vedere la missione che deve essere monitorata. Mostri di pesce, eccola qui. Monitoriamo la nostra missione, ci porterà 6.556 crediti, 2 white coin e 3.120 punti esperienza. Allora, è ora di mettere fine al caos del terrore del tarpone. Questo estraneo viziosamente che viziosamente questo estraneo viziosamente che pesa circa 20 kg. Pesa solo circa 20 kg, cioè non riesco a capire il concetto, è strano decisamente che pesa solo, cioè, vabbè, 20 kg, proviene dalle acque aperte dell'Atlantico e ora sta terrorizzando la popolazione ittica di queste zone umide e pacifiche. Sbrigati e prendi questo delinquente aggressivo usando l'esca di spigole che hai fatto prima che divori ogni ultima persicitrote in vista. Ogni ultima persicitrote, cioè una traduzione un po' del cazzo. Poi qui, se vogliamo spaccare il capello in quattro, dice che proviene dalle acque dell'Atlantico, quindi in teoria non è un pesce autoctono della zona, ma noi sappiamo che i tarponi ci sono, quindi è una cosa un po' particolare. Comunque, inventario, la nostra canna galleggiante, o mettiamo ovviamente magari un amo un po' più grande, proviamo a equipaggiare un amo del 4/0 e a mettere la nostra esca di spigole. Ne abbiamo 15, quindi 15 occasioni per tirarlo su. Io proverei a spostarmi, di solito si prende dove hai catturato le esche o dove hai trovato le esche, però questo non è valido per tutte le insomma per tutti i posti. Quindi a questo punto, visto che io voglio esagerare e voglio anche equipaggiare anche la nostra canna da fondo, stavolta con un 5.0, e proverò a mettere la nostra esca di spigole e vediamo.
Allora, abbiamo preso le nostre esche di spigole, quindi adesso andiamo a pescare, fatemi togliere gli occhiali da sole perché mi sembra fin troppo buio, ecco qui, andiamo a cercare di pescare il nostro tarpone del terrore. Mi sono spostato in orario notturno perché il pesce si muove principalmente nelle ore notturne, quindi direi di muoverci direttamente in orario notturno. Abbiamo equipaggiato il nostro la nostra Majesty con il Wrangler e un amo del 4/0, mentre la Ivy Caesar con un amo del 5/0, mi pare, sì, e le nostre esche di spigole. Vediamo un po' se in orario notturno, con questa bella nebbiolina fitta che sta prendendo si allarga a macchia d'olio, riusciamo a prendere il nostro tarpone. Allora ragazzi, la nostra Ivy Caesar è andata in cattura enorme, qualcosa di pesantissimo. Vediamo, magari è proprio il nostro tarpone. Vediamo un po', posso anche andare in max drag, fortunatamente questa era stata creata apposta. Accidenti, non avevo visto che ero schiavo di slamare. Vediamo. Sì. È un bel pesce, sicuramente, quasi sicuramente un tarpone. Credo che sia proprio il nostro amico terrorifico. Sì, è un tarpone. Però potrebbe anche non essere lui. No, è lui. Allora, un mostro tarpone del terrore della bellezza di 34 kg, quindi 14 kg in più di quello che diceva la descrizione. La descrizione diceva che era un pesce sui 20 kg, 152,462 centimetri, 4098 crediti. Allora andiamo a premere P, così ci facciamo anche una bella foto con il nostro tarpone del terrore. Ecco qui, premiamo H per togliere tutte le varie cose e zac, la foto. Allora, molto bene ragazzi, lo andiamo a conservare. Fortunatamente è arrivato subito. Ci siamo messi in tasca anche 3120 punti esperienza, 6556 crediti e 2 Bitcoin e il nostro piccolo trofeo del tarpone, oggetto messo nello zaino. Non c'è da dire altro, se non che rimangono sempre le esche di spigole che sono avanzate, che sono ben 12, quindi 12 più 2, quindi sono 14. E niente. Allora ragazzi, noi a questo punto vi faccio vedere dove ho preso il pesce. Non me lo voglio mai dimenticare di farvi vedere come e quando faccio le cose. Un bel più, ecco qua. Poi dopo, ripeto, andrò a toglierlo perché tanto non serve. Ecco qui. Allora, stiamo parlando, innanzitutto vi faccio vedere su mappa, la mappa degli spot dove mi trovo. Mi trovo qua, in questo spot qui. Apro la mappa GPS, sul nostro puntile mi trovo in questa direzione. Adesso vedo che cos'è questa. Esca di spigole 152, il nostro tarpone del terrore. Vogliamo vedere che cosa stiamo tirando su qui, già che ci siamo? Sì, vediamo. Niente, qualsiasi cosa sia scappato, pazienza, non fa niente. Allora, ritiriamo a questo punto sulla nostra esca di spigole, però se qualcosa era partito, quindi questo vuol dire che fondamentalmente la nostra esca di spigole funziona anche per altri pesci, come d'altronde molte delle esche che nascono solo esclusivamente per i mostri. Bando alle ciance, ragazzi, passiamo in pre. Allora, eccoci. Bene, allora, cosa vogliamo dire di questa lezioncina, di questa... No, lezioncina, non è squadra di fishing panic, di questa missioncina. Possiamo dire che abbiamo catturato le nostre 5 spigole inferiori ai 500 grammi.
quindi stiamo parlando di spigole di piccola taglia con un cucchiaino con amo del 2. Poi abbiamo preso la nostra le nostre spigole e ci siamo andati di notte verso le 3 del mattino pressappoco a catturare il nostro tarpone del terrore. È stato abbastanza facile, vi ho fatto vedere la zona, un pesce sui 34 kg, quindi le canne ce l'hanno fatto bene, è stato piuttosto divertente tirarlo su, molto, molto simpatico. Allora ragazzi, niente, detto questo, noi terminiamo qui. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un like, di seguire la pagina, di seguire il nostro Discord. Siamo diverse persone, siamo una settantina di persone, come al solito vi dico sempre le stesse cose, ci scambiamo le foto eccetera, lo sapete già ormai. Noi ci rivediamo la prossima volta con un nuovo lago, un nuovo fiume, con una nuova esperienza, e la volta successiva ci rivedremo con la live che avrà luogo credo il 27 pressappoco, giorno più giorno meno, intorno al 27 di ottobre. Ragazzi, questo è tutto, fate bravi, ciao.